Ragazzi, qui è Koya e oggi sono qui con il nuovo video dove vi spiegherò come si fa a fare questo emblema in Black Ops, visto che sono in molti dei miei amici a chiedermelo come si fa, quindi ho detto, beh, guardatevi il mio video e lo vedrete. Ok, per prima cosa andiamo a prenderci gli stemmi. Ok, allora, questo stemma qua vi serve. Lo prendete, lo fate diventare nero, cioè il colore lo scegliete voi, però io metto nero. Andate a prendervi il teschio, non vi fermo la pagina, cercate di fermarla col video, nel senso, se no. Ok, andiamo a prendere poi sì, i rettangoli per farli avere una forma diversa al teschio. Ok, rettangolo largo, no, rettangoli stretti sono. Ok, questi qua. Ok, li mettete così, li fate diventare neri o del colore che c'ha lo stemma. Devo fare il duplicato. Aspettate un attimo, ok, un attimo, che è quello più delicato. Oh, yeah. Ok, quindi andiamo a prendere il rettangolo che ho preso prima, che era sbagliato. Credo di farlo un po' dritto. E andiamo a posizionare qua. Ok, a questo punto l'abbiamo così. Adesso incomincia l'elaborazione del gas. Per prima cosa ci prendiamo due bidoni che li troviamo qua, questa pagina qua, e ce li andiamo a mettere un attimo qua così, perché ci serviranno dopo. Va bene. Poi andiamo a prenderci il fulmine che andiamo subito a posizionarlo. Lasciate indietro, eccolo qua. Potete prendere anche questo qua, ma a me piace di più questo. E lo andate a mettere così. Poi andiamo a prendere lo scudo intagliato. Attenzione a questo passaggio perché è un attimo difficile da capire. Lo andiamo a mettere così. Ok, lo mettiamo prima nero. Poi fate un duplica livello, lo prendete col tasto RB alterna contorno pieno, lo fate diventare così, lo mettete in bianco. Vedete, diventa bellissimo. A questo punto arrivano i nostri bidoni da inserire. Poi ve li posizionate meglio voi, facciamo veloce. Ok, dopo ve li posizionerete meglio voi e a questo punto mancano gli ultimi due passaggi facilissimi, dovete prendere un altro stemma, andarlo a mettere qua dentro, più largo che potete chiaramente. Ok. E poi l'ultimo segno che si trova alla prima pagina, cioè quello del bio. Dovete metterlo sopra il secondo stemmino. Ok, allora, questo qua è fatto. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e se avete da chiedermi altri emblemi così, scrivetelo nei commenti. Ok, quindi alla prossima. Da Coglia qua è tutto. Bella.